leggendo e meditando dalla parola di Dio, e lo vogliamo fare leggendo nella scrittura, nel profeta Zaccaria al capitolo 10, verso 1. Chiedete al Signore la pioggia nella stagione di primavera. Il Signore che produce i lampi darà loro abbondanza di pioggia, a ciascuno erba nel proprio campo. Possiamo sedere. La pioggia nella stagione di primavera. Intanto chiariamo subito che l'enfasi, la sottolineatura di chiedere questa pioggia è dovuto a un fatto soprattutto geografico. La Palestina si trovava e si trova in una zona dove le piogge non sono frequentissime, almeno non nel senso di regolari, costanti, periodicamente perseveranti. Sicché la pioggia erano abituati a chiederle queste realtà, sia gli ebrei sia i popoli vicini, alla propria divinità. Per esempio, gli adoratori di Baal credevano che la distribuisse lui, ed è per questo motivo che Elia poi interverrà e nell'esercizio del dono della fede affermerà: non pioverà se non alla mia parola. E da allora e per 3 anni e mezzo non ci fu pioggia sulla Palestina. Desidero dirvi che questo serviva a dimostrare che non la falsa divinità che spesso Israele era tentata di adottare come propria aveva il potere della pioggia, ma che la pioggia era direttamente nelle mani del Signore. Quando qualcosa non è regolarmente frequente, allora tu ti affidi di più al Signore che dona tutto questo. E il popolo del Signore ha una pioggia nella stagione di primavera da domandare, chiedere al Signore. È la pioggia spirituale, è la pioggia che porta i benefici al popolo di Dio. Quando arriva la pioggia di primavera, arriva il rinnovamento, la vitalità, il canto, la gente sembra più allegra, la migrazione. Gli uccelli si muovono da dove si trovavano per affrontare lunghi viaggi e ritornare nei posti dove solo con la buona stagione possono stare. E desidero dirvi che come credenti abbiamo una pioggia nella stagione di primavera da richiedere al Signore. È scritto nella Bibbia che dobbiamo domandare la pioggia della prima e dell'ultima stagione. C'è una pioggia di Spirito Santo che noi possiamo aspettarci di realizzare. Tutto questo ha avuto un preciso inizio storico con il giorno della Pentecoste, come profetizzato d'altronde dai profeti: avverrà negli ultimi giorni che io spanderò del mio spirito sopra ogni carne. E tutto questo è cominciato come tempo di adempimento e realizzazione nel giorno di Pentecoste. Era una delle 3 festività nazionali ebree. Gli ebrei da ogni dove venivano a Gerusalemme per cercare Dio, e in quella festa si offriva al Signore la primizia di ciò che si era raccolto e che si era prodotto. E mentre il giorno della Pentecoste fu giunto, che sta per mentre venivano offerte le primizie al Signore, il Signore sparse il suo spirito. Con una differenza, che non più e non solo in quel momento primizie agricole venivano offerte, ma soprattutto veniva offerta al Signore la primizia della Chiesa, quei credenti coraggiosi, apostoli e discepoli, che da migliaia che erano rimasti in appena circa 120. Neanche molto prima li troverete elencati e numerati, 500, a cui il Signore Gesù apparve dopo la resurrezione. Ma solo in circa 120 obbedirono al comandamento di attendere in Gerusalemme finché siate rivestiti della potenza dell'alto. Stasera in questo luogo siamo in tanti, ma siamo gli unici che abbiamo obbedito al comando del Signore. Siamo qui perché il Signore ci ha detto di aspettare finché siamo rivestiti
della potenza dell'alto. Un buon consiglio pastorale di consulenza spirituale è dire a chi sta aspettando il battesimo nello Spirito Santo, il rivestimento della potenza dall'alto, di attendere per un servizio attivo, soprattutto in certi campi squisitamente necessari di potenza spirituale, finché non si realizza questa potenza. Perché? Perché con la potenza dello Spirito Santo sarà tutta un'altra cosa. Perché se tu cominci a farlo, imparerai a farne a meno e ti priverai di una quinta marcia che Dio vuole donarti per una vita di cristianesimo felice, in una vita da crociera serena e tranquilla. È importante la pioggia nella stagione di primavera e noi la vogliamo domandare al Signore prima di tutto perché solo essa consente di vedere il rinnovamento, il risveglio spirituale. Dopo la stasi, dopo il fermo dell'inverno, deve venire questa pioggia della primavera. Dirà lo scrittore biblico in modo anche poetico: ecco, l'inverno è passato, il tempo della pioggia se n'è andato. E io desidero dirvi che aveva ragione lo scrittore del Cantico dei Cantici: l'inverno è passato. In inverno tante cose si fermavano, si bloccavano in Palestina. Non c'erano le attuali comodità, non c'erano gli attuali strumenti e le strade come adesso. Quindi, e per questo, era necessario fermare un po' tutto. Per esempio, l'inverno impediva le conquiste. Dice nel libro di Samuele: nella stagione in cui i re cominciano le guerre, Davide mandò Joab con la sua gente a devastare il paese dei figli di Ammon e lui rimase in Gerusalemme. Quando gli altri vanno a fare la guerra, sarebbe una buona cosa che la facciano tutti quanti. Non diciamo questo è un compito del pastore, del consiglio di chiesa, dei monitori, dei responsabili spirituali dei vari dipartimenti in cui la chiesa è suddivisa. Tutti noi dobbiamo combattere le guerre del Signore. L'inverno non ci fermi, la brutta stagione che qualche volta attraversiamo non ci blocchi. Noi vogliamo ricordare che siamo chiamati a una guerra di conquista e va sottolineato che il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma è contro alle forze della malvagità che sono nei luoghi celesti. Nessuno si sieda, si adagi. Per adagiarsi, sedersi, fermarsi, bloccarsi, oziare in Gerusalemme, Davide poi fece due terribili peccati che pagherà e che pagherà duramente lui e la sua famiglia. Peccò di adulterio e per coprire quel peccato si fece mandante di un omicidio, perché un peccato chiama un altro peccato, come un abisso chiama un altro abisso. E perciò è importante domandare: Signore, manda la pioggia nella stagione di primavera affinché possiamo rivivere. È probabile che alcuni stiano passando o stanno terminando di passare un tempo di stasi, di fermo, di blocco dell'inverno, un tempo in cui spiritualmente parlando si sono trovati fermi a non fare più niente o quasi. Beh, gli orsi vanno in letargo, i cristiani invece sono chiamati a stare ben desti, svegli, attivi, ricordando a tutti noi che il nemico delle anime nostre, proprio quando i guardiani del campo di Dio dormono, viene e semina la zizzania. Zizzania che in un posto può chiamarsi in un modo, falsa dottrina, in un altro può chiamarsi sesso, in un altro può chiamarsi soldi. Ognuno ha le sue tentazioni. Ma se noi reagiremo e chiederemo: De Signore, manda la pioggia di primavera, il Signore lo farà, l'inverno terminerà e noi andremo e combatteremo nel nome del Signore. Giosuè, Mosè, i vari uomini di Dio si sono sentiti invitati a fare conquista. Mosè: vedi, ho iniziato a dare in tuo potere Sicon nel suo paese, comincia la conquista, impadronisciti del suo paese. Tradotto
in moderna chiave. Come potremmo fare delle guerre di conquista? Il nemico ha tante persone sotto la sua autorità, il diavolo ha tanta gente che domina e che padroneggia e che rende schiavi con la droga, con l'immoralità, con la disonestà, e l'elenco sarebbe lunghissimo e neanche il caso di dettagliarlo per fare pubblicità al male. Ma ciò che è sicuro è che il Signore ci chiede: chiedi la pioggia nella primavera spirituale, rivolgiti al Signore, Lui interverrà, il miracolo accadrà e tu sarai ripieno di Spirito Santo per andare a combattere nel nome del Signore. Pastore, ma quello è un vero e proprio gigante il mio, è un nemico grande e terribile. Beh, Davide pure ha avuto un problemino del genere con uno che si chiamava Golia, ma sentite come lo risolse: gli andò incontro con una fionda e poche pietre come armi, e quando il grande Golia l'ha visto gli ha detto: sono io forse un cane che viene incontro a me così? Ma Davide rispose, quel giovinetto Davide, ed ecco, io vengo contro a te nel nome del Signore degli eserciti che tu hai oltraggiato, io ti ucciderò. E per fede lui vedeva pure come l'avrebbe fatto: ti taglierò il capo. Non aveva una spada, ma per fede già si immaginava la scena: con una pietra io lo colpirò nel nome del Signore, lui svenirà, cadrà per terra, lo raggiungerò, prenderò la sua grande spada e ucciderò questo nemico del popolo di Dio. Desidero dire con grande chiarezza che noi siamo chiamati a conquistare i luoghi e le persone che sono in man di Satana, e invece di lamentarci un po' troppo di tutto e tutti, dovremmo imparare a lavorare di più, a guerreggiare di più, ad andare incontro al nemico. Ma non ce la farò, nessuno di noi ce la farà, a meno che non scenderà la pioggia di primavera, a meno che non verrà lo Spirito di Dio, e tra poco lo pregheremo di riempire i nostri cuori ed opera in noi. Il frutto del giusto, è scritto, è un albero di vita, e il savio fa conquista d'ani. In questa guerra di conquista noi dobbiamo andare a conquistare le anime. Non vogliamo conquistare solamente i nostri figli con i beni terreni che gli provvediamo, ma vogliamo conquistare la loro anima. Non vogliamo solo conquistare i nostri vicini con la nostra simpatia o con un buon tè, caffè e qualche dolcino, ma li vogliamo conquistare conquistando le loro anime. Un credente vero non si ferma in un lungo inverno spirituale, ma chiede a Dio: Signore, riempimi del tuo spirito, e poi va e nel nome del Signore fa guerra di conquista e conquista il nemico. Giosuè ormai era vecchio, il Signore gli disse: se ben avanti negli anni e rimane ancora una grandissima parte del paese da conquistare, spartisci l'eredità di questo paese, che ogni tribù vada a fare le sue guerre. Qualche volta avremmo preferito che chi stava prima di noi avesse fatto di più, in maniera che a noi non ci restava da fare niente, ma sarebbe stato un grandissimo sbaglio, perché tutti noi abbiamo la nostra conquista da fare, tutti noi abbiamo le nostre guerre spirituali da combattere. Preghiamo insieme: Dei Signore, manda la pioggia di primavera, e Lui ci riempirà di Spirito Santo e di potenza, e noi potremo andare a conquistare nel nome del Signore. In inverno le conquiste venivano impedite, la vita veniva trattenuta, ma dice nel libro di Giobbe: lo Spirito di Dio mi ha creato e il soffio dell'Onnipotente mi dà la vita. Dunque la vita che non c'è, perché forse c'è un inverno buio, lungo e tetro nella vita spirituale di qualcuno, può avere un'inversione di marcia, e l'unico che può farlo è lo Spirito del Signore. E questo inverno che ostacolava la crescita della vegetazione, la crescita piena di un mondo animale che a volte andava in un vero e proprio letargo, ma la parola di Dio dice: Gesù cresceva in sapienza, statura e grazia davanti a Dio e agli uomini. Vogliamo pregare: Signore, riempimi di Spirito Santo, dammi la pioggia di primavera, perché io a casa mia voglio vedere i miei figli che crescono non solo in statura, ma anche in sapienza,
ma anche in grazia, davanti non solo agli uomini, ma davanti a Dio. Questo costerà qualche sacrificio, dovrai portarli più spesso nella casa di Dio, provvedere a loro l'insegnamento scritturale, farli venire alla riunione dei giovani, alla scuola domenicale, provvedere che intervengano alle varie attività, ma se tu lo farai, loro cresceranno, e cresceranno non solo davanti agli uomini, ma cresceranno anche davanti a Dio. Manda, Signore, la pioggia di primavera per riempire il nostro cuore. E le chiese si fortificavano nella fede e crescevano, dice Luca negli Atti, ogni giorno di numero. Non dobbiamo riposare sugli allori, non dobbiamo accontentarci di quelli che siamo. Il nostro compito è raggiungere sempre nuove persone. Perciò è necessario che Dio ci riempia, affinché pieni di Spirito Santo possiamo operare e vedere la crescita. L'inverno ostacola la crescita, ma Dio manda la pioggia della primavera, ma Dio manda abbondanza di Spirito Santo per tutti quanti noi, sicché alla fine potremo commentare dicendo: io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere, affinché tutta la gloria vada al Signore. Ma la pioggia nella stagione di primavera non porta solo il rinnovamento, porta la vitalità, la vita. È scritto che in quel tempo i fiori spuntano sulla terra, quindi non è difficile affermare che i prati si tingono di verde e i fiori colorano il mondo. In primavera è tutto più bello, è un paesaggio che si rinnova e che si colora. Il grigio, il buio, l'oscuro finalmente scompare. Con la pioggia di primavera il mondo sembra colorarsi di nuovo. Non è necessario essere un poeta per immaginare questo e un pittore per descriverlo disegnandolo e colorandolo. È una cosa che si avverte persino dentro al nostro cuore. C'è un'aria migliore, un'aria più felice. Il tepore del sole comincia a fare miracoli. Uno dei consigli per sbloccare il metabolismo che i medici danno è: esci e quando c'è il sole prendi una buona mezz'ora di sole passeggiando, e questo stimolerà il tuo metabolismo. Desidero dirvi che il sole della giustizia Gesù vuole stimolare la nostra crescita, vuole farci fare delle esperienze di vitalità, affinché accada anche a noi quel che aveva previsto il profeta. E metterò su di voi il mio spirito e voi tornerete in vita. Vi porrò sul vostro suolo e conoscerete che io ho parlato. A chi sta parlando? A della gente che capisce bene un sermone? A delle persone che in qualche modo sono in grado di raccogliere gli appelli della grazia con più velocità degli altri? No. Sapete a chi parlava il profeta? A delle ossa secche. Ma se Dio dice: parla alle ossa secche e di, così dice il Signore, io vi farò rivivere, allora il miracolo accadrà. Questa profezia si è realizzata in senso storico quando, come paese, nel 1948 Israele è ridiventata una nazione. Non ci sono precedenti storici nel mondo di una nazione che si ricrea dopo 1900 e passa anni. Eppure è accaduto. Ma se questo è stato portentoso e straordinario, sorprendente da un punto di vista politico, militare e così via, immaginate che cosa è stato quando nell'inizio del 1900, dopo un lungo tempo in cui questa realtà sembrava ormai limitata a pochi e non moltissimi ne avevano fatta l'esperienza, improvvisamente nel passare dell'ultima notte e il principio di questo nuovo anno 1900, lo Spirito Santo venne, andò su per giù così. A Topeka, Kansas, c'era una università, meglio ancora un collegio biblico. In questa scuola biblica il direttore assegnò un compito: trovate che cosa c'era di comune nei 5 battesimi nello Spirito Santo contenuti negli Atti. E naturalmente gli studenti si diedero da fare e fecero la loro ricerca.
E così in Atti 2:4 scoprirono che cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. E in Atti al capitolo 8 trovarono scritto che quei samaritani furono ripieni di Spirito Santo. E qualcosa accadde sicuramente di stupefacente, tanto che un ex, chissà poi se non c'è da mettere il punto interrogativo, un ex mago di nome Simone chiederà: date anche a me questo potere, io pagherò. Aveva perso il lavoro convertendosi, forse, e adesso invece crede di averne trovato uno nuovo, quello di pregare perché la gente sia ripiena dello Spirito Santo. E quegli studenti poi impararono anche che in Atti 9 l'apostolo Paolo fu ripieno dello Spirito Santo, che lì non si spiegò bene la cosa, se parlò in lingue o no, però poi Paolo dirà nelle epistole: parlo in altre lingue più di tutti voi. E poi scoprirono che in Atti capitolo 10, nei versi da 44 a 46, parlarono i primi pagani convertiti, il capo famiglia era Cornelio, in altre lingue, e facevano una cosa che non deve mancare mai, insieme a parlare in lingue: magnificavano, glorificavano Dio. Non lo vogliamo un battesimo nello Spirito Santo che non dà gloria a Dio, vogliamo un battesimo nello Spirito Santo che nasca col dare gloria a Dio e continui col dare gloria a Dio. E infine gli studenti appurarono, quinto battesimo nello Spirito Santo degli Atti, che i 12 Efesini in Atti capitolo 19 parlavano in altre lingue e profetizzavano. E allora la conclusione del compito fu che le altre lingue erano presenti in 3 su 5 battesimi nello Spirito Santo in modo palese, evidente, e 2 volte in modo indiretto, ma replicato e spiegato altrove. E allora cosa fare? Si misero a pregare. E una sorella, che in mezzo a noi non è diventata Santa Agnese, ma che si chiamava Agnese, una umile sorella, una studentessa di quella scuola biblica, pregò insieme agli altri, e la prima a realizzare quella promessa fu lei, e poi tutti gli altri. La gente cominciò ad arrivare dappertutto e il Signore riempì di Spirito Santo e la cosa si moltiplicò sempre di più. E a noi italiani ci ha toccato più da vicino nel 1908 a Chicago, dove una chiesa di origini italiane con italiani emigrati per lavoro fu ripiena di Spirito Santo, e da lì vennero in Italia tantissimi di loro a parlare a famiglie e amici, e Dio ha fatto l'opera sua. Vorrei dirvi che questo è il Signore che noi serviamo, che quando preghiamo manda la pioggia di primavera. Noi stiamo dicendo a Dio: poni fine a quest'inverno duro, a quest'inverno buio che il mondo sta attraversando. E invece di lamentarci troppo di crisi e non crisi, chiediamo: Signore, manda la pioggia dello Spirito Santo, e il miracolo accadrà. E noi vedremo ancora e ancora questa vitalità che solo il tuo Spirito sa dare e sa dare a ciascuno di noi. Ma chiedete la pioggia nella stagione di primavera significa anche, in un'affermazione molto breve e concisa, facci cantare. E qualcuno dirà: perché? Perché in primavera gli uccelli riprendono a cantare. Perché tutto il creato che sembrava addormentato e addormentatosi riprende a vivere, e tutti sembrano un po' più felici, persino il mondo animale. E io desidero dirvi che è scritto nel Cantico dei Cantici: il tempo del canto è giunto, la voce della tortora si fa udire nella nostra campagna. Il canto dopo il silenzio invernale è uno dei risultati dell'opera di Dio. Chi viene alle nostre riunioni, o quelli che ci seguite con radio, tv e web, spesso restano sorpresi perché il canto comunitario, quindi non elitario di un gruppo ma di tutti noi, è una cosa molto partecipata. Logico che sia così. Se Gesù cambia il tuo cuore, se ti riempie di Spirito Santo, allora accadrà che noi saremo ricolmi di Spirito, parlandoci con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore. Non tutti siamo bravi a cantare, non tutti abbiamo una bella voce intonata, non tutti sappiamo andare a tempo, però il Signore dice: canta lo stesso. E se proprio sei uno strazio quando sei davanti agli altri,
allora canta col cuor tuo al Signore. È importante che noi impariamo a cantare. Gesù cantava, sapete? È scritto che Gesù cantò l'inno e dopo essersi ricaricato spiritualmente, diciamo così, con questo bel canto, egli andò alla croce. I nostri cristiani della chiesa primitiva perseguitata del tempo dei Romani amavano andare a cantare e questo dava un sacco fastidio alle autorità romane, che si inventarono l'uso di bande musicali che suonavano mentre avveniva il loro martirio. Gli dava fastidio di sentire i credenti cantare. Sapete perché cantavano? Perché facevano l'esperienza di Santo Stefano, il quale mentre lo lapidavano commentava dicendo così: ed ecco, io vedo i cieli aperti e il figliol dell'uomo alla destra della potenza. E loro, i presenti, i religiosi, si otturavano gli orecchi per non sentire. Ma il canto di un uomo ripieno dello Spirito Santo può squarciare i cieli e far arrivare la promessa fino a noi. E mille e mille sarebbero le esperienze di quelli che stiamo qui per narrare che un canto ci aiutò in un momento deprimente, che un canto ci aiutò nella lode comunitaria e fummo ripieni dello Spirito, che un canto ci aiutò mentre diceva: credi in Gesù, credi in Gesù, tutto è possibile, credi in Gesù. E il vostro pastore andò avanti e chiese: Signore, salva l'anima mia. E chissà quanti altri così. Ma c'è ancora una cosa da dire, ed è questa: la pioggia nella stagione di primavera noi la chiediamo affinché il tempo della migrazione venga. Cosa è? Certi uccelli si trasferiscono in massa, in gruppo, e vanno dai posti freddi ai posti più caldi. Poi, quando termina quel tempo, migrano, ritornano e vengono di nuovo nei posti di provenienza. Io desidero subito dirvi che tornare, migrare verso Dio, è una conseguenza della pioggia di primavera, è una conseguenza della pioggia dello Spirito Santo. In altri termini, se adesso, e ho concluso, noi chiederemo e pregheremo: Dee Signore, riempimi di Spirito Santo, discendi Santo Spirito su me, fai che io possa rivivere una nuova vita, il miracolo accadrà. E persone che si sono allontanate, forse alcuni non stanno neanche qui, ma tra poco pregheremo e gli chiederemo a Dio di farli tornare, migreranno, torneranno, verranno di nuovo, si metteranno ai piedi della croce e diranno: Dee Signore, perdona i miei peccati. E insieme al prodigo figlio affermeranno, rivolgendosi a Dio come al Padre: Padre, ho peccato contro il cielo e contro te, io non sono degno d'essere chiamato figlio tuo, ma Dee, trattami come uno dei tuoi servi. E il Padre lo abbracciò e lo baciò e lo ribaciò e poi ordinò: facciamo festa. La musica suonò e questo diede un sacco di fastidio a quell'ipocrita del suo fratello maggiore. E le persone si diedero e si scatenarono nella gioia e mangiarono del bue messo da parte, ingrassato per le feste. Non tutti saranno contenti della tua gioia, ma che ti importa degli altri? Tu prega così: Dee Signore, stasera manda la pioggia della primavera. Non mi importa niente di chi mi vede o non mi vede, mi sente o non mi sente, io voglio tornare a te. E se torneremo e migreremo e ritorneremo ai piedi della croce, si dirà di ciascun di noi, anche ai lamentosi infastiditi da tanto movimento spirituale, da tutta questa gioia: perché ti lamenti? Questo mio figliuolo era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Questa pioggia noi stiamo chiedendo al Signore, affinché possiamo migrare e tornare verso Dio, affinché possiamo rivedere i frutti dei vari alberi da frutto che ci sono in giro. Forse è un po' che non stiamo portando frutto, forse è un po' che non sappiamo neanche che significa. Il frutto dello Spirito invece è amore, pace, bontà, fedeltà, mansuetudine, dolcezza, autocontrollo e così via. Forse è un po' che non portiamo quel frutto che Gesù ha detto che sia permanente.
non una volta ogni 100 anni di raduni, di campeggi, di occasioni speciali. È importante che noi realizziamo Dio nel nostro habitat. È importante che il Signore ci riempia di Spirito Santo nelle nostre case spirituali, perché noi possiamo imparare che ora è il tempo di Dio, che la venuta dello Spirito Santo non è legata a un uomo speciale, a un tempo speciale, a una chiesa speciale, a un giorno speciale, ma è legata a colui a cui la dobbiamo chiedere. Chiedete al Signore la pioggia di primavera e allora il fico metterà i suoi frutti, le viti fioriti esaleranno il loro profumo. Vi ricordo che siamo chiamati dalla Bibbia a spandere dappertutto il profumo della sua conoscenza. La pioggia nella stagione di primavera, per il rinnovamento, la vitalità, il canto, la migrazione del pentimento che ci fa tornare ai piedi del Signore, portare frutto, profumare del buon profumo di Cristo, imparare che possiamo cantare e andare in giro nel dire, come dice Giobbe, capitolo 33, ecco, io non sono stato punito come meritavo, perché sono stato risparmiato, e oggi io posso dirlo a tutti quanti e cantarlo e affermarlo: Dio è buono, la sua bontà dura in eterno. Chiedete al Signore la pioggia nella stagione di primavera.